Uccio, ben trovato, che piacere vederti a fianco alla tua opera. Cos'è stato bello nella preparazione di questo carro? Questo progetto è stato bello a tanti livelli perché siamo riusciti a coinvolgere la comunità soprattutto. Siamo riusciti a fare un progetto di inclusione sociale. Con i ragazzi di Oltre l'Arte, tra l'altro. Abbiamo visto poco fa Rosangela. Che hanno composto circa il 50% della composizione della squadra. Per la prima volta dopo 6 secoli, i ragazzi con la sindrome di Down hanno costruito il nostro carro dell'Albuna, che è la cosa più importante per la nostra città. E siamo orgogliosi e onorati anche perché vediamo i materiali che sono molto felici, hanno apprezzato molto l'impegno e il lavoro che c'è. E abbiamo recepito qualche feedback a caldo di un po' di visitatori mentre uscivano. E questo è il carro più lungo della storia, che è durato quasi 3 anni. Ma è tra i più lunghi perché dopo 75 anni il carro si ferma, era dopo la seconda guerra mondiale, si fermò per 5 anni, poi è stato per la pandemia per 2 anni e mezzo e ora è arrivato a compimento. Il tema del carro di quest'anno? Il tema parla della storia di Zaccheo, della sua conversione e l'incontro con Gesù. Lo troviamo sul sicomoro, sull'albero, che incrocia il suo sguardo, e questo sguardo che gli cambia la vita. È uno sguardo che crea anche dissapore tra la popolazione che non capisce il fatto che Gesù debba andare a casa di Zaccheo. Sì, infatti vediamo due persone dietro, due passanti, esatto, che guardano. Il popolo è in rappresentanza, proprio per questo motivo appunto. Abbiamo sviluppato il tema sulla conversione di Zaccheo, che a un certo punto fa cambiare la forma della nave, della barca. A proposito, la forma della barca non è una costante di tutti i carri? No, è stata una linea che abbiamo voluto dare proprio per rimarcare la conversione di Zaccheo. E poi, cioè, in particolare, la barca cosa, diciamo, va la a... La barca continua, diciamo, come struttura trasforma il carro, che generalmente è speculare come la torre davanti e quella dietro. E poi continua sul tema della casa, sul tema della cattedrale. Sì, per i 750 anni della cattedrale. Però un'altra cosa ti volevo far sottolineare: c'è accanto a Zaccheo un mendicante senza volto, esatto, che guarda. Dovrebbe essere una reinterpretazione artistica anche del... Il Vangelo non parla di... E infatti... Però abbiamo voluto raffigurare le povertà di ogni tempo, no? Questo mezzo volto umano, la povertà di ognuno, le fragilità di ognuno, è mezzo volto coperto, perché si dice che il volto di Dio nessuno l'abbia mai visto, però dietro il volto di ogni povero ognuno trova la propria dimensione, trova la dimensione di prossimità, di fratellanza che diciamo è necessaria per un percorso, per avviare il percorso di ciascuno di santità. La dimensione della casa, da che cosa si evince più nel carro? Abbiamo Giorgio Lapira sulla torre anteriore, dove lui ha avuto molta attenzione sulle attività, sulle politiche di delle povertà abitative, no? Donò le case del centro storico dopo averle recuperate ai più bisognosi. E poi abbiamo il tema della Matrice, quando tutto crolla e succede che appunto la stessa casa, gli uomini diventano casa di Dio, e anche il grembo di Maria racconta della prima casa di Dio tra gli uomini. Una rappresentazione particolare che Maria è incinta, che nell'iconografia non è sempre presente. Quasi mai. Come mai? È quasi mai? Proprio per rimarcare, come stavo dicendo, che il grembo di Maria è stata la prima casa di Dio tra gli uomini, e la Santa Famiglia, la casa domestica, come chiesa domestica, che come aspetto generativo per poter avere un approccio di cambiamento al mondo. Molto bello questo collegamento. Sul fianco sinistro, invece, alla tua destra del carro, ci sono delle scene che forse ricordano l'Amazzonia, qualcosa del genere? Il sinodo dell'Amazzonia con Papa Francesco, come casa comune, il pianeta come casa comune, bene comune. Ecco di nuovo il tema della casa, perfetto. Qui abbiamo raffigurato dei racconti che per inscenare la continuazione, come abbiamo immaginato, della conversione di Zaccheo, che lascia il suo uomo vecchio sull'albero e si riappropria della sua fragilità. Benissimo, Uccio, a che edizione siamo arrivati del carro che prepari? Sì. E tua invece? La ottava, la prima da firmare del carro. Ah, quindi un'altra novità perché sei al primo anno. Benissimo, grazie per questo tuo contributo e buona festa. Buona festa della vita.